promesso, visto che in tanti me l'avete chiesto, oggi facciamo il tutorial dell'altra campana. Anche questo comunque un progettino molto semplice da realizzare e niente, quindi andiamo direttamente al tutorial. Facciamo un anello magico e in questo anello magico andiamo a lavorare 8 maglie alte, quindi facciamo 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, una catenella di separazione e andiamo a lavorare nel nostro anello magico una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta. Questo lo dobbiamo fare per 8 volte, quindi 2, 4, 5, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Dovremmo essere 8, 2, 4, 6, 8. Facciamo ancora una catenella, tiriamo il nostro cappietto. Andiamo a unire il nostro lavoro sulla prima catenella che abbiamo fatto. Ci portiamo all'interno della nostra catenella di separazione e facciamo 3 maglie alte. 2 e una catenella sempre di separazione. Quindi scusatemi, allora, siccome il primo è difficile da lavorare, li ho fatti così. Nel prossimo archetto, al posto di entrare direttamente nell'archetto in questa maniera, andiamo a prendere il punto della catenella, quindi lavoriamo in mezzo e facciamo 3 maglie alte insieme nello stesso punto. Cioè sempre nell'archetto, ma nella catenella che forma l'archetto. Quindi non qui, ma qui. E facciamo 3 maglie alte. Una catenella di separazione. E le nostre 3 maglie alte. Una catenella di separazione. Andiamo nella nostra catenella che va a formare l'archetto sottostante. Una catenella. Una, due e tre, una catenella e di nuovo nella nostra catenella di separazione andiamo a lavorare 3 maglie alte. Una, due e chiudiamo con no, scusate, una catenella. E chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso ci portiamo nel nostro archetto con delle maglie bassissime. Quindi, ok, qui e facciamo 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta e 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione nello stesso archetto andiamo a lavorare 3 maglie alte. Saltiamo direttamente nel prossimo archetto e andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare 3 maglie alte, una, due e tre.
nel prossimo archetto andiamo a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione nello stesso archetto, 3 maglie alte, 2 e 3. Nel prossimo archetto lavoriamo solamente 3 maglie alte. Nel prossimo facciamo il gruppo di 2, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso archetto 3 maglie alte. Nel prossimo archetto 3 maglie alte. Nel prossimo 3 maglie alte. Due catenelle, 3 maglie alte. Non preoccupatevi se in questo momento state vedendo che il lavoro praticamente al posto di rimanere rotondo sta diventando quadrato. Quindi nel prossimo archetto facciamo altre 3 maglie alte e chiudiamo il nostro lavoro. Ok, ecco, in questo modo. Cioè, adesso con il prossimo giro ritorna normale, ritorna rotondo. Quindi ci portiamo di nuovo al centro della nostra, del nostro archetto con delle maglie bassissime, entriamo nel centro del nostro lavoro e andiamo a lavorare 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Sempre una catenella di separazione e anche nell'archetto successivo 3 maglie alte. Una catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte. Facciamo così per tutto, dobbiamo fare così per tutto il giro. Quindi ancora una maglia alta, una catenella. Vedete come il lavoro sta tornando rotondo. Quindi una catenella e 3 maglie alte. Una catenella. L'ultima, facciamo sempre una catenella di separazione e le nostre 3 maglie alte. Una catenella di separazione e chiudiamo il nostro lavoro. E come potete vedere si è riformato il nostro cerchio più o meno. E adesso dobbiamo fare tornare di nuovo facendo delle maglie bassissime. Andiamo nell'archetto successivo, qui. In questo archetto andiamo a lavorare 3 maglie alte. Siccome adesso però il lavoro diventa ripetitivo, perché comunque, però dobbiamo fare 2 maglie alte qui. No, scusate, una maglia alta.
Continuiamo a lavorare in questo modo, facendo sempre le nostre 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Dobbiamo fare così, dal momento che io ne ho già fatto uno, ho iniziato il secondo, e dobbiamo fare in tutto 7 giri. Ci rivediamo quando siamo arrivati al settimo giro. Arrivati al nostro settimo giro, facciamo le ultime 3 maglie alte, 2 catenelle e chiudiamo nella terza catenella. Ok? Adesso dobbiamo fare un giro tutto di maglie alte, quindi su queste 3 maglie alte sottostanti ne facciamo altre 3, quindi la 3 catenelle di base che va a sostituire la prima maglia alta e facciamo nostre 3 maglie alte. Nell'archetto facciamo altre 3 maglie alte. Nei prossimi 3 maglie alte sottostanti facciamo ancora 3 maglie alte e dobbiamo fare così per tutto il giro. Cioè, nel senso, dove c'è l'archetto facciamo 3 maglie alte, dove ci sono le nostre 3 maglie alte sottostanti, ne facciamo altre 3. Quindi, una, due, tre, e nell'archetto ne facciamo altre 3. Ci rivediamo alla fine del giro. Finito il nostro giro. Completiamo con ancora 3 maglie alte nell'archetto sottostante, 2, 3 e chiudiamo con una mezza maglia bassa, con una maglia bassissima. La nostra campana sta prendendo forma. Adesso ci portiamo, con sempre 3 maglie bassissime sulle 3 maglie alte che abbiamo fatto nell'archetto e quindi andiamo a lavorare 3 catenelle che vanno a sostituire sempre la prima maglia alta e 3 e 2 maglie alte e abbiamo formato un altro gruppo di 3 maglie alte. Facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle e sempre nelle 3 maglie alte dove c'è l'archetto facciamo sempre 3 maglie alte in questa maniera. Quindi 1, 2, 3, 4 catenelle. Andiamo nelle 3 maglie alte sottostanti dove c'è l'archetto e facciamo 3 maglie alte. 3, 4, saltiamo. Andiamo nelle nostre 3 maglie, una, due e tre. Sempre 4 catenelle, 3, 4, saltiamo e andiamo a lavorare, ops, le nostre 3 maglie alte. Una, due, tre, quattro catenelle sempre di separazione. Una, due e tre maglie alte. Una, due, tre, quattro catenelle. Prossima, tre maglie alte. Una, due, tre, quattro. Una, due, tre, quattro catenelle.
e 3 maglie alte. Una, due e 3. Non potete sbagliarvi perché comunque fate sempre riferimento all'archetto sottostante. E 4 catenelle di separazione, 3 e 4. Andiamo a chiudere il nostro giro. Ecco qua. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro, che è questo qui. E quindi andiamo a lavorare. Ci portiamo a metà sulla terza maglia alta con una maglia bassa e facciamo nell'archetto una, 2, 3 e 4 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 4 maglie alte, 3, 4, saltiamo le nostre 3 maglie alte e entriamo nell'archetto e rifacciamo di nuovo. 4 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 4 maglie alte sempre nello stesso archetto. 4. Saltiamo, andiamo nel prossimo e continuiamo così per tutto il giro. Ci rivediamo alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del nostro giro, quindi ne facciamo l'ultimo insieme e quindi facciamo 4 maglie alte nell'archetto sottostante, sono 3, 4, 2 catenelle di separazione e di nuovo 4 maglie alte sempre nello stesso archetto. 3 e 4. Chiudiamo il nostro lavoro con una maglia bassissima e tagliamo il filo. Questo filo naturalmente lo faremo sparire e questa è la nostra campanella finita. Molto probabilmente questa campanella è uscita un po' più grande dell'altra perché comunque il cotone è leggermente più grossino dell'altra. Comunque, ecco, questo è il risultato finale. Spero vi sia piaciuto. Questa comunque ricordatevi che dovete inamidarla con 3 quarti di colla e 1 di acqua. Adesso però voglio farvi vedere, perché mi ero dimenticata, qualche anno fa io facevo l'albero di Pasqua e queste io le avevo fatte per appenderle all'albero di Pasqua. Sono delle piccole campanelline, senza inamidarle, senza niente. Questa è uguale, sì, ma alla fine qui gli avevo fatto i pippiolini di giro finale. Sono un po', fuori forma perché comunque erano in un cassetto messe via. E questa è l'altra. Eccole qua, volevo solo farvele vedere perché sono molto graziose, molto carine. Se vi piace fare l'albero di Pasqua, avete ancora tempo per farle. Eventualmente, se avete problemi, fatemi sapere e vi farò il tutorial. Buona giornata a tutti e buon lavoro!